Benvenute a Libere di Vivere, benvenuti davvero a tutti voi che ci state seguendo da casa e soprattutto benvenute e benvenuti a voi che siete qui presenti. Innanzitutto volevo ricordare quanto sia importante la partecipazione, perché è con la partecipazione che si crea il cambiamento. Quindi voi oggi state contribuendo al cambiamento, all'evoluzione. Ed è proprio questo il tema che la Global Thinking Foundation, con questa 12ª tappa, vuole celebrare. Oggi parliamo di evoluzione tecnologica al servizio delle competitività e del benessere finanziario. Quindi è un tema davvero molto caldo e molto importante. E vedrete, oggi lo tratteremo con delle voci davvero esperte e da diversi punti di vista. Questo è veramente essenziale. Però io vorrei lasciare la parola a chi può fare davvero gli onori di casa. E allora facciamolo un bel applauso, anche se non è qui fisicamente, lo è col cuore, perché lei è il cuore pulsante di Libere di Vivere. Allora accogliamo Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Claudia, grazie, grazie per essere qui con noi ad aprire questa 12ª tappa. A te la parola, Claudia, come inauguriamo questo momento Libere di Vivere? Intanto un grazie, come diceva la dottoressa Piscina, per la presentazione, grazie per essere qui insieme a noi per parlare di un aspetto molto importante dello sviluppo della tecnologia, cioè di come il digitale può imprimere un'accelerazione significativa per raggiungere non solo un miglioramento della competizione, della competitività delle aziende, ma anche incidere a livello individuale per quella che riguarda la propria condizione personale e professionale. E questo tour di Libere di Vivere, quest'anno dedicato proprio alla sicurezza digitale nella dimensione di genere, ci permette di confrontarci con il territorio. E devo dire un grande grazie alla Banca Popolare dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa e agli altri partner come Fidapa Onlus, l'ASP di Ragusa, ma soprattutto alle istituzioni locali che hanno permesso non solo questo incontro con la cittadinanza, ma anche di poter portare la nostra mostra di questo metodo didattico di educazione civica ed educazione finanziaria e lo spettacolo che poi seguirà a questo evento. Però adesso è venuto il momento proprio di fare il punto con gli esperti e gli autorevoli speaker di questa giornata sugli aspetti dello sviluppo della digitalizzazione che su uno sfondo di regole etiche, di buone pratiche comuni, ci permette di condividere uno sviluppo che deve essere assolutamente inclusivo, soprattutto dal punto di vista delle donne e delle famiglie. Grazie e buon lavoro. Grazie mille alla dottoressa Claudia Segre, alla presidente della Global Thinking Foundation, che ha degnamente dato inizio a questa giornata. Allora io passo subito invece la parola a un altro momento istituzionale, a un altro importantissimo saluto, e allora accogliamo di nuovo con un bellissimo applauso Saverio Continella, direttore generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Ben trovato. A lei, insomma, il saluto, la voglia di iniziare questo incontro insieme che verte proprio a questo obiettivo, quello dell'integrazione. Buonasera a tutti. Mi scuso innanzitutto per non essere presente fisicamente, ma mi dispiace. Devo dire che faccio i complimenti ancora una volta alla Global Thinking Foundation, perché in questa occasione, come nelle altre, è riuscita a trovare un contesto che diventa sempre più ordinato e sempre più interconnessa. Con Claudia Segre l'anno scorso a Catania ci eravamo dati appuntamento per quest'anno a Ragusa, e il già solo fatto di esserci e di averlo fatto è un grande successo, e di questo voglio ringraziare lei e voglio ringraziare anche tutte le istituzioni che insieme alla Banca Agricola hanno reso questo evento possibile. Tra l'altro è un tour che ho letto è partito ad aprile a Parigi, ha attraversato lungo tutto l'Italia e oggi è una pre-chiusura, prima della chiusura finale a Milano di metà novembre. Quindi anche questo è un momento importante, chissà se l'anno prossimo non potremo fare direttamente la chiusura in Sicilia da qualche parte, Claudia, magari di questo ne parleremo. Oggi
parliamo di innovazione. L'innovazione è importante anche perché dobbiamo intenderla non più in maniera monoparadigmatica, non è più un solo paradigma, ma è un'innovazione oggi lato sensu, un'innovazione che quindi innerva tutta la finanza e che ha almeno tre declinazioni importanti tra di loro interconnesse. È innovazione tecnologica senz'altro, ma è anche innovazione inclusiva ed è innovazione volta al benessere finanziario. E questa è la prima grande novità. Oggi non parliamo più di clienti, ma parliamo innanzitutto di persone. E questo mi piace sottolinearlo. Il benessere finanziario. Cos'è il benessere finanziario? Credo che è meglio sottolinearlo. Esistono tante definizioni, ma ne prenderei una che credo che sia particolarmente calzante, che leggo insieme a voi. Il benessere finanziario innanzitutto è uno stato dell'essere, ma poi è uno stato dell'essere in cui una persona può soddisfare pienamente gli obblighi finanziari attuali e in corso, può sentirsi sicura del proprio futuro finanziario ed è in grado di fare scelte che le consentano di godersi la vita. Quindi queste sono le tre dimensioni del benessere finanziario che come banca, come istituzione finanziaria abbiamo necessità di porre in essere e cerchiamo di porre in essere declinandolo attraverso strategie di diversità, di equità e di inclusione, in cui la tecnologia diventa un acceleratore fondamentale, direi insostituibile. Il binomio tra tecnologia, o meglio l'innovazione tecnologica, il benessere finanziario, l'inclusione finanziaria è oggi necessario, accompagnandola e non resistendo al cambiamento tecnologico, ancorché unendolo con momenti formativi come quelli di oggi, in cui elementi come la cyber security e la cyber resilience vengano adeguatamente sviscerati. L'inclusione finanziaria ha due effetti, uno diretto e uno indiretto. Quello indiretto, quello meno importante, è legato strettamente all'innovazione tecnologica. Oggi se non sai usare una macchina self-service, se non sai fare un prelievo al bancomat, se non usi un'app, sei escluso o non hai un'inclusione finanziaria. E poi ne ha uno diretto, che è molto più importante, che è legato alla finanza d'impatto, in cui si crea un impatto sociale positivo e in cui ci sia uno sviluppo partecipativo consolidato. E in tutto questo, per non sfuggire al tema di oggi, ci sta la parità di genere. O meglio, come io amo dire, la parità di opportunità di genere. Sappiamo tutti che l'Italia è in ritardo rispetto alla media europea, i tre paesi leader in Europa sono la Svezia, la Danimarca, la Francia, ma stiamo velocemente recuperando. E questo lo facciamo per due ordini di motivi. Uno, perché aumenta l'occupazione femminile, ancorché soprattutto al sud, anche da questo punto di vista, si debba ancora tanto migliorare, ma soprattutto perché migliora la qualità del potere femminile, inteso come qualità e quantità di posizioni di leadership che sono ricoperte da donne che si trovano in posizioni apicali. Questo perché accade? Per almeno tre motivi, dal mio punto di vista, in ordine decrescente di importanza. Il più importante, innanzitutto, perché aumenta la consapevolezza e c'è una più convinta ambizione, e questa è la cosa più rilevante. Secondo, perché c'è una maggiore intrapresa individuale e c'è un'indipendenza di giudizio. Terzo, ultimo ma non decisivo dal mio punto di vista, perché ci sono delle provvidenze legislative come le quota rosa che speriamo col tempo possano essere abbandonate. Quindi per concludere, inclusione, parità di genere e benessere finanziario sono tutti elementi che diventano motori di crescita e capisaldi per lo sviluppo di un paese e spero che vengano messi nell'agenda della nostra regione, del nostro paese, soprattutto in un momento di ripartenza sia a livello siciliano che a livello regionale come quello attuale. Per parte nostra cosa possiamo fare? Tre cose. Innanzitutto che ciascuno di noi faccia la sua parte, rimuovendo anche eventuali discriminazioni, alcune volte dei pregiudizi, peggio ancora degli stereotipi più o meno impliciti. Due, implementando opportunità di innovazione, di inclusione e di benessere, quindi in buona sostanza di intensità di capitale umano. Terzo, provando a lasciare una chiara impronta innovatrice per cercare di immaginare e contribuire a costruire quel futuro che tutti noi vogliamo per noi stessi e per i nostri figli. Grazie e buon lavoro. Grazie mille, grazie davvero.
al direttore generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che ci ha permesso ancora di più di approfondire le tematiche che continueranno ad essere un tema ricorrente durante questa giornata, durante questo workshop. Un lavoro dunque che si inserisce all'interno anche del mese dell'educazione finanziaria, che verte a voler creare ancora di più educazione finanziaria. Allora andiamo a introdurre il terzo saluto istituzionale e allora invito questa volta qui sul palco con noi la dottoressa Rosalba Russo, che è componente del consiglio di amministrazione di Fondazione Fidapa. Benvenuta, benvenuta, ci raggiunge sul palco. Un bel applauso anche per la dottoressa. Prego, allora di nuovo il tema ricorrente e il saluto di Fidapa. Allora, il mio è veramente solo un saluto, innanzitutto per ringraziare la Presidente della Global Foundation, la dottoressa Claudia Serge. E da qualche tempo c'è una stretta collaborazione con la Fondazione, appunto presieduta dalla dottoressa Serge, e perché ci accomuna un unico intento, quello di dare la possibilità alle donne di inserirsi sempre più nel mondo del lavoro economico e sociale. E proprio per questo la Fondazione ha come scopo statutario quello di cercare di dare la possibilità alle donne di una formazione, di una specializzazione. Come facciamo questo? La Fondazione è stata istituita, FIDAPA è stata istituita nel 1988 e abbiamo lavorato parecchio per dare la possibilità appunto alle donne di inserirsi non con prepotenza ma con competenza all'interno della nostra società. Come riusciamo a fare questo? Attraverso formazione, attraverso i seminari, attraverso le borse di studio per chi non è in grado di accedere a dei corsi professionali. E tutto questo, come dicevo poc'anzi, accomuna tanto la nostra fondazione con quello che è lo scopo statutario della Global, perché un intento comune è quello di dare la possibilità alle donne di essere protagoniste per le loro capacità, per la loro professionalità, per il loro sapersi spendere in questa società. Allora benvenga oggi un incontro così egregiamente organizzato dalla Global, con cui collaboriamo sin dallo scorso anno. Addirittura abbiamo stipulato una convenzione che ci rende appunto partecipi delle loro manifestazioni, e altrettanto la Global, con cui si è instaurato un buon rapporto di collaborazione. Io non sono competente del settore e non mi permetto di rubarvi ancora tempo, e quindi ora ascolto con attenzione le vostre relazioni dei prestigiosi relatori. Grazie a tutti. Grazie mille ancora alla dottoressa Rosalba Russo di Fidapa. E allora l'abbiamo introdotto all'inizio il tema di oggi, che verte ovviamente su una specifica importante. Parliamo di evoluzione tecnologica e quindi ecco che è essenziale far intervenire la voce di chi la tecnologia la vede e l'ascolta e la pratica ogni giorno. E allora diamo il benvenuto a Pierluigi Paganini, che è member ENISA AD Hoc Working Group on Cyber Threat Landscape e CEO di Cyberus. Allora diamo il benvenuto anche in collegamento video a Pierluigi Paganini. Buonasera a tutti e grazie. Grazie Pierluigi Paganini per essere con noi. Dunque, un tema, quello dell'evoluzione tecnologica, davvero caldo. Allora, come l'evoluzione tecnologica può porsi al servizio delle competitività e del benessere finanziario? Assolutamente. Allora, quello che faremo oggi rapidamente, cercheremo di capire qual è il contesto attuale, quali sono le possibili minacce che ci vengono dal contesto ecologico, ma soprattutto
quando il contesto tecnologico può di fatto dare una svolta alla società, soprattutto per quanto concerne diciamo, la componente femminile nella nostra società. Per quanto riguarda lo stato attuale, cosa ci sta accadendo intorno? Ma lo vediamo tutti, no? Il conflitto sta di fatto avendo un impatto importantissimo, andare avanti con le slide, un impatto importantissimo su, diciamo, il contesto che viviamo, la quasi totalità dei nostri strumenti tecnologici è presa d'assalto anche in relazione a quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina e noi che esperti del settore siamo ovviamente in prima linea per difendere quelle che sono le infrastrutture nazionali. Accanto a questo però abbiamo un mainstream, una costante che è quella del crimine informatico che quotidianamente utilizza qualunque tipo di opportunità che gli viene offerta dallo strumento tecnologico per colpire imprese, per colpire individui e quindi per trarre profitto. Accanto a questo poi ovviamente non possiamo dimenticare quello che è la minaccia delle fake news che di fatto riescono a destabilizzare un conflitto e arriviamo poi a quello che è l'elemento più debole della catena, i giovani, le donne. Gli individui che in qualche modo sono utilizzati, diciamo, sono fruitori della tecnologia, ma di fatto ne diventano vittime perché non riescono a gestire lo strumento tecnologico. Parliamo di nativi digitali, sì, è vero che c'è una propensione naturale nell'utilizzare questi strumenti, ma ovviamente vi è una difficoltà nel capire chi ci attacca e come, e quindi diventiamo facile preda di attaccanti online. Andiamo avanti. Quindi riguardo poi allo specifico, allo spaccato di quello che è la violenza contro il genere femminile, diciamo il genere contro le donne online, purtroppo va da sé che questo tipo di fenomeno è in costante aumento. Si definisce violenza online contro le donne qualunque tipo di attività malevola che viene condotta attraverso lo strumento informatico. E se andiamo avanti nella prossima slide, possiamo vedere che esempi di questo tipo di reati ve ne sono differenti. Abbiamo reati di ogni genere, dallo stalking alle molestie che utilizzano lo strumento informatico, quindi molestie che possono arrivarci da piattaforme di instant messaging, quindi WhatsApp piuttosto che Facebook. Arriviamo talvolta a vere e proprie attività di stalking online, quindi qualcuno che in qualche modo ci perseguita online, al doxing. Che cos'è il doxing? Di fatto qualcuno che può rivelare le nostre abitudini, le nostre informazioni, i nostri dati personali online, esponendoci di fatto alla mercé di qualunque predatore che può utilizzare queste informazioni per colpirci. Non dimentichiamoci poi anche molto spesso l'utilizzo di software di sorveglianza che vengono inoculati in maniera più o meno fraudolenta e più o meno nascosta per spiare i nostri movimenti, spiare le nostre relazioni. E tutto questo quindi fa parte di quella che è l'aspetto negativo che ci porta la tecnologia se non opportunamente gestito. Andiamo alla slide successiva. Ma ecco, la tecnologia a un certo punto diventa opportunità. Qual è il principale problema di chi fa il mio mestiere, di chi si occupa di cybersecurity? È quello che noi chiamiamo skill shortage o talent shortage. Non abbiamo capacità sufficienti a servire una domanda che è crescente, cresce a dismisura. Si parla, diciamo, su scala mondiale di circa 3 milioni e mezzo di professionisti che mancano. Ma quello che è interessante è diciamo, il ruolo della donna in questo ecosistema che è in crescita. Pensiamo che circa il 19% degli specialisti IT, quindi non parlo di cybersecurity, parlo di IT in generale, quindi esperti informatici per capirci, e diciamo circa il 33% di queste persone, delle persone che sono laureate in materia STEM, sono donne, quindi abbiamo ancora una percentuale che è bassa rispetto ai colleghi uomini. Questa percentuale ovviamente ha delle forti differenze a seconda del paese, lo dicevamo poc'anzi, in alcuni paesi sono di fatto più virtuosi, sono molto spesso i paesi del nord Europa, Finlandia, Svezia e Danimarca, guidano tutti accanto all'Estonia che da sempre è un paese con una propensione tecnologica importante. Ovviamente l'Italia, insieme all'Ungheria e alla Polonia, si colloca come fanalino di coda. Abbiamo detto appunto dell'assenza di professionisti ad hoc, ma quello che è un dato che a me, come dire, interessa molto e che in qualche modo ci dà un'informazione. Da un lato di speranza e da un lato è un monito a ovviamente cambiare rotta, è che circa il 65% delle donne e dei bambini, ok, che in futuro
saranno impegnati in professioni di cui oggi non immaginiamo neanche l'esistenza, sappiamo che queste professioni sono professioni che saranno il frutto di una digitalizzazione. Ergo, o ci prepariamo a creare questa nuova generazione di esperti che necessitano appunto dell'apporto delle donne, oppure ovviamente rischiamo di soccombere in uno scacchiere mondiale e di fatto poi andiamo su discorsi anche più profondi, di fatto vi è la sovranità dello Stato che dipende dall'assenza della donna in certi ruoli. Pensiamo che la donna oggi nel mio settore non arriva al 20%, fortunatamente le cifre stanno cambiando. E concludo con quello che è il concetto di gender equality, che fortunatamente almeno nel settore della cyber sembra essere in continua ascesa. Parliamo di circa il 40% delle donne, diciamo degli impiegati del settore, donna, e quindi questo è importante, cioè sta crescendo in maniera importante quella che è la presenza femminile. E ovviamente il 40% di queste persone, di queste donne, ha una retribuzione pari ai colleghi uomini, cosa che invece non accade nella quasi totalità dei settori. Quindi la cyber è probabilmente uno di quei settori dove vi è una democrazia, vi è una vera parità. Altro dato che effettivamente è molto interessante, circa il 55% delle donne che lavorano nel settore ha una laurea, e il 31% di questi professionisti ovviamente ha frequentato un master. Quindi voglio dire, parliamo di grandi specializzazioni di importanti figure che si collocano in quello che è lo scenario attuale. E infine il dato che però ovviamente ci lascia perplesso è che purtroppo, e quindi questo è quello che accade ancora in Italia, solo il 5% delle donne ai vertici. Quindi abbiamo fortunatamente un equality che stiamo raggiungendo gradatamente, i segnali sono positivi, manca ancora una presenza importante di donne ai vertici di quelle che sono le aziende del comparto. Quindi chiudo il mio intervento sottolineando che il contesto tecnologico ovviamente sta impattando in maniera importante quello che è il nostro vissuto quotidiano, molto spesso è un'occasione per predatori, per criminali, per attori nation state, quindi diventa una minaccia, tuttavia è anche un'opportunità da inseguire per far sì che il nostro paese sia un paese migliore di qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. Grazie. Grazie, grazie davvero al dottor Paganini, alla quale rivolgiamo l'applauso per aver dato inizio, no, a mettere in luce quelle che sono le criticità e dalla quale dobbiamo cogliere le opportunità. Questo è stato il tema ed è effettivamente lo spirito con la quale vogliamo continuare ad affrontare questo tema tra pochissimo, poi con una effettiva tavola rotonda, un workshop vero e proprio nella quale cercheremo di vedere tramite diversi punti di vista quelli che sono le problematiche, quelle che sono le problematiche messe in luce dal dottor Paganini. Ma prima di tutto questo andiamo a vedere insieme che cos'è Libere di Vivere. Ecco le emozioni raccolte in un video. Stiamo per partire per il tour Libere di Vivere 2022. È una mostra sulla prevenzione della violenza economica. Permette di portare l'inclusione sociale, i valori della parità di genere in tutto il territorio italiano e non solo. Libere di vivere per me è dire basta a gran voce con tutte le voci che abbiamo.
Libere di vivere è l'opportunità che ognuno di noi si può dare per cambiare la propria vita in meglio. Vi aspettiamo al Tour 2022 di Libere di vivere. Iscrivetevi sul sito liberedivivere.com. Libere di vivere è partecipazione, lo abbiamo visto nella testimonianza di questo video e lo vediamo nella partecipazione quest'oggi alla 12esima tappa, penultima, e poi invece l'appuntamento per l'ultima tappa si sposterà a Milano dal 16 al 18 novembre, come avete visto già nel video. Quindi non finisce qui, però oggi il tema, lo ricordiamo, è l'evoluzione tecnologica al servizio delle competitività e del benessere finanziario. E questa volta il tema lo discutiamo con diversi punti di vista che arrivano da davvero diverse esperienze. Qui sul palco con me do subito il benvenuto alla dottoressa Roberta Arnone, che è dirigente amministrativa dell'azienda sanitaria della provincia di Ragusa. Grazie per essere con noi. E poi abbiamo qui con noi invece in collegamento video tra pochissimo Carola Salvato, che è la presidente della Global Women in PR. Benvenuta. Avremo anche la voce di Massimo Doria, che è il capo servizi strumenti e servizi di pagamento al dettaglio del Dipartimento Circolazione Monetaria e Pagamenti al dettaglio della Banca d'Italia. Grazie per essere con noi. E ancora la dottoressa invece Serena Vaturi, che è Chief Information Officer alla Banca Agricola Popolare di Ragusa. Bene, queste le voci che ascolteremo e che ci daranno delle importantissime informazioni. Già abbiamo avuto una importantissima riflessione che è arrivata dall'esperienza del dottore, del professor Paganini. Un quadro, quello che ha proposto il professor Paganini, è uno scenario sulla cyber security che è certamente preoccupante, come abbiamo visto. E se parliamo di salute e del lavoro complesso che affronta un dirigente ASP, quindi mi rivolgo alla dottoressa Arnone, certamente i rischi della cyber security assumono una priorità non trascurabile. Una piena consapevolezza dei rischi reali e dei pericoli connessi è dunque necessaria. Può parlarci, dottoressa, dunque della sua esperienza e anche se vi sono buone pratiche che vengono messe a fattor comune tra le ASP della regione? Sì, allora intanto io voglio ringraziare per questo invito fatto all'ASP di Ragusa, che in questo momento rappresento, e porto i saluti della direzione. Complimenti per il video, complimenti per questa mostra in questa bellissima location. Sono felice che una tappa si sia organizzata qui a Ragusa. Non è la mia città natale, ma è una città che mi ospita lavorativamente parlando da più di un anno e che è veramente molto molto bella, quindi sono molto contenta per questo. Ritornando alla domanda, sicuramente la sanità è uno dei sistemi che rischia molto da questo punto di vista per la mole di dati che deve gestire. Basti pensare che l'ASP di Ragusa non è tra le ASP più grandi, ma siamo già circa 4.000 dipendenti distribuiti su un territorio geografico che è abbastanza ampio, perché ci sono diversi distretti. Andiamo dal distretto di Ragusa, che comprende anche quello di Giarratana, quello di Chiaramonte, poi abbiamo Vittoria e Comiso, che comprende anche Santa Croce Acate, Modica e Scicli con Ispica, Pozzallo. Quindi abbiamo non soltanto ospedali distribuiti sul territorio di questa provincia, ma anche moltissimi uffici amministrativi, consultori, e sappiamo bene che soprattutto i consultori detengono dati molto sensibili, proprio perché sono riferiti a donne e a bambini, quindi diciamo questi dati che girano tra le varie sedi dell'ASP della provincia. Quindi sicuramente molto rischioso. Che ci siano delle buone pratiche messe a punto tra le varie ASP non so, nel senso che l'ASP di Ragusa, no, posso rispondere per l'ASP di Ragusa, è possibile che ci siano, però non mi risulta in realtà. Però dobbiamo considerare che l'AGID ha elaborato delle linee guida che sono uscite nel 2017, che hanno previsto tre livelli di sicurezza: minimi, standard ed elevati.
Quelli minimi sono stati raggiunti da tutti perché era obbligatorio entro dicembre del 2017 e quindi diciamo che una forma minima di sicurezza ce l'abbiamo tutte, quindi anche se non è una buona pratica è comunque per legge che dobbiamo avere questi livelli minimi. L'ASP di Ragusa si assesta a quegli standard e sta cercando di raggiungere livelli più elevati. Purtroppo la pandemia non ha aiutato perché siamo stati costretti a dover impiantare le piattaforme vaccinali, ogni ASP per conto suo inizialmente, e che all'inizio non parlavano con quella centrale del Ministero della Salute, quindi questo ha causato anche qui notevoli problemi. Per fortuna poi con il piano informatico 19-2021, piano piano la piattaforma centrale ha cominciato a colloquiare con quelle delle singole ASP e quindi si è ottenuta una maggiore standardizzazione di sistema, quindi gli stessi controlli che vengono utilizzati a livello di Ministero vengono utilizzati anche a livello, diciamo, delle varie ASP, quindi a livello periferico. Sicuramente stiamo lavorando per quanto riguarda l'ASP di Ragusa per ottenere dei livelli di sicurezza più elevati e adesso speriamo che se la pandemia, adesso non lo so più perché visto gli ultimi risvolti non sappiamo che cosa succederà, però se ci dà un attimino di tempo sicuramente metteremo appunto dei livelli di sicurezza molto più elevati di quelli standard che già comunque sono molto molto buoni. Direi che è un'ottima riflessione dalla quale partire, sicuramente è un po' questa riflessione dolce amara chiaramente che mette anche in campo quelle che sono le difficoltà che vanno al di là e vanno in realtà a complicare ulteriormente quelle criticità di cui abbiamo parlato, ovvero la pandemia e tutto quello che c'è ovviamente nel contesto globale e geopolitico, così come ricordato dal professor Paganini. Lei ha fatto riferimento a Ragusa, splendida cornice di questo 12° appuntamento e quindi io vorrei fare veramente gli onori di casa questa volta perché è questa la casa che ci sta ospitando qui a Ragusa, quindi do il benvenuto al sindaco Giuseppe Cassì con la quale avremo piacere di avere un suo saluto. Prego, venga pure sul palco se ha voglia di... Grazie davvero per essere con noi, se vuole darci un saluto, insomma siamo veramente contenti di essere in questo splendido teatro artistico, lo è davvero. Sì, buon pomeriggio, io intanto mi scuso per questo ritardo ma sono stato impegnato in un altro evento per il quale vorrei spendere veramente 30 secondi perché è una cosa straordinaria al pari di questa, perché vedo che Ragusa si muove nel settore, diciamo nel comparto dove si discute su come stare accanto a chi ha difficoltà. Noi abbiamo una cooperativa sociale che opera nel campo degli orti sociali, che ha realizzato una sartoria sociale per persone, donne vittime di tratta, ed è una veramente una realtà straordinaria. Cosa c'entra questo con questo luogo? Probabilmente nulla, era solo per giustificare il mio ritardo, perché se non vengo da lì, abbiamo inaugurato lì questa sartoria sociale, però vedo anche attraverso questo evento di oggi che c'è una grande attenzione al tema di dare aiuto alle donne in tutte per tutte le problematiche che possono insorgere, e ovviamente siccome non conosco bene quello l'oggetto del convegno della riunione di oggi, mi limito veramente a rivolgere un saluto a tutti presenti, le autorità in particolare, vedo dirigente della banca agricola che saluto essendo al completo qui, e soprattutto dare il benvenuto alla città di Ragusa. È stato giustamente notato che questo è un posto particolare, è il nostro luogo diciamo di maggiore rappresentanza, il luogo dove si svolgono gli eventi forse più importanti e forse il più bello della città. Ecco, Ragusa mi fa piacere evidenziare che è un posto oltre che accogliente di straordinaria bellezza, lo dico io che sono il sindaco e quindi è troppo semplice per me dirlo, però vedo che chiunque poi alla fine viene ad avere un contatto con questa città rimane affascinato, ne rimane ammaliato e magari quando ci viene una volta poi se ne va con l'obiettivo di tornarci, e questa è la cosa più importante per noi. Comunque buon lavoro veramente, grazie a tutti, un saluto a nome di tutta l'amministrazione comunale, grazie. Grazie davvero
al sindaco Giuseppe Cassì, che ci ha aiutato dunque a contestualizzare questa splendida cornice. Noi torniamo invece nel vivo dell'argomento, che è l'evoluzione tecnologica al servizio della competitività e del benessere finanziario, ed è opportuno a tal proposito riferirsi anche alla istituzione bancaria, perché in questo caso con le recenti evoluzioni diventa più che mai importante capire qual è la direzione verso cui si sta spostando l'istituzione bancaria. Allora, a tal proposito, la domanda la rivolgiamo a Massimo Doria, e abbiamo l'evoluzione digitale dell'industria dei pagamenti e finanziaria, che richiede una rinnovata attenzione ai diversi profili di rischio. Abbiamo già parlato di rischio, e ovviamente incluso quello cyber. Le interdipendenze che caratterizzano i nuovi ecosistemi ne amplificano la complessità e richiedono modalità aggiornate di monitoraggio, regolamentazione e sicuramente anche e soprattutto di controllo. D'altro canto, la finanza digitale è potenzialmente in grado anche però di offrire soluzioni più efficienti e soprattutto inclusive, e qui torniamo sul tema dell'inclusività, di quelle che conosciamo già, di quelle tradizionali, ma non è però scontato che ciò possa avvenire in modo così automatico. L'esempio delle cripto, che sono un'attività che ne costituisce ovviamente sicuramente testimonianza di questa forte evoluzione, di questo forte fermento. Dunque, come si deve guardare a questi sviluppi e cosa dobbiamo aspettarci nell'immediato futuro, con riferimento ovviamente alle esigenze delle fasce meno formate e meno informate della popolazione? Allora, la domanda, la riflessione la porgiamo a Massimo Doria, che è, lo ricordiamo, capo servizio degli strumenti e servizi di pagamento al dettaglio del Dipartimento Circolazione Monetaria e Pagamenti al Dettaglio di Banca d'Italia. Benvenuto Massimo. Grazie, grazie mille, grazie a voi per avermi invitato, grazie a Claudia Segre per avermi consentito di essere qui anche oggi, e spiace anche a me non essere in sala insieme a voi. È una domanda davvero ricca di spunti. Io credo che però si possa riuscire a collegarli alle cose che ho già ascoltato, che sono state proposte. Si diceva di criticità e opportunità. Io partirei da queste seconde, cioè partiamo con una visione anche ottimistica, perché è quella che poi ci aiuta a interpretare e anche ad affrontare le diverse difficoltà. Adesso la dottoressa Arnone ha chiuso facendo riferimento per esempio alle difficoltà della pandemia. Ecco, allora colleghiamo il mondo finanziario al mondo della sanità e magari riflettiamo sul fatto che proprio la pandemia ha innescato per uno stato di necessità una forte accelerazione del processo di utilizzo dei servizi digitali. Questo lo vediamo molto nel mondo finanziario, in particolare nel mondo dei pagamenti. E quindi ci leghiamo un'idea di opportunità, perché l'evoluzione digitale è qualcosa che, ben interpretata, bene declinata, può a vari livelli includere, portare benefici, anche consentire di affrontare momenti di difficoltà o di difficoltà estrema, addirittura di emergenza. Ora, sempre in questo tentativo di legare un po' la riflessione di fondo, che può venire da un'osservazione come la mia, cioè di chi guarda il mondo finanziario dei pagamenti nella prospettiva di una banca centrale, ecco, magari mi legherei ad alcune parole chiave. La prima è quella che voi avete evocato, un contesto complesso. Però bisogna andare anche un po' oltre questa complessità, a capire che cosa rappresenta. E lo diceva lei prima, ci sono delle interdipendenze. Sembra una dimensione molto tecnica, ma esprime una logica che è molto accessibile. Vale a dire, quello che fa la tecnologia, dovremmo forse riflettere un po' di più su questo dato, ecco, è di legare insieme. Unisce vari attori, vari soggetti, varie attività, varie dimensioni, a volte supera anche le frammentazioni che sono proprie di logiche amministrative. Per capirci, pensiamo a quello che possono fare oggi le piattaforme di e-commerce, dove sul nostro cellulare abbiamo un'app e con un unico click realizziamo un'operazione che insieme mette tante dimensioni, quella del commercio elettronico, quella finanziaria dei pagamenti, quella dei dati personali che sono coinvolti, quella delle tutele, quella delle responsabilità da parte di tutti i soggetti che concorrono alla catena d'offerta. Allora, perché dico questo? Perché entra proprio nel vivo di questa complessità. Tutti questi soggetti, tutte queste logiche sono connessi
E quindi abbiamo un po' un paradosso di un tessuto industriale, finanziario, ma anche non finanziario, che si integra sempre di più, ma che ha l'esigenza di raggiungere la clientela in modo semplice, con una semplicità d'utilizzo dei servizi e anche con una capacità di includere. Questo è il primo punto e credo che si colleghi a un secondo punto, forse un'altra parola chiave. Oltre alla complessità, io direi che qui siamo di fronte a una forte capacità pervasiva, è la pervasività di questi fenomeni che a volte passa inosservata, perché è una pervasività che tocca tutte le dimensioni che ci riguardano, a cui siamo abituati come utenti, e direi che quindi consente di riflettere su tutte le opportunità che ne conseguono. Ma il punto è non tanto quello di fare il peso e bilanciare opportunità e rischi, ma è quello di capire che tutti i vantaggi possono essere conseguiti solo attraverso un attento controllo dei rischi, incluso il rischio cyber, come diceva lei, che è un rischio che non è figlio della tecnologia di per sé, è figlio di un fattore tecnologico che connette più dimensioni insieme e quindi esprime questa dimensione di rischio che è legata anche all'opacità, alla difficoltà di comprensione. Ora, nel tempo limitato che ho a disposizione, però vorrei aggiungere un'altra, forse l'ultima parola chiave. Non è solo un contesto complesso, non è solo un contesto pervasivo, ma è un contesto che richiede ampia e una profonda consapevolezza. Su questo potremmo rimanere molto tempo, mi limito a richiamare il fatto che una consapevolezza è necessaria da parte di tutti gli attori in gioco. Oggi non è più sufficiente avere una vista, parlo per quello che conosco meglio, se penso a una banca, non è più sufficiente avere vista su quelle che sono le relazioni dirette. Bisogna avere consapevolezza di qual è la cifra tecnologica di tutto il sistema in cui si è inseriti, perché si è soggetti all'effetto del comportamento di operatori che possono essere anche molto distanti dal proprio raggio d'azione. Ma è una consapevolezza che tocca anche le autorità di controllo, tocca a noi per primi. Per in qualche modo indurre, favorire una buona innovazione, abbiamo bisogno di capire qual è la cifra tecnologica del sistema. E aggiungo e chiudo, è una consapevolezza che ovviamente riguarda poi chi quei servizi deve utilizzare. Qui non è soltanto un tema di comprensione del servizio, c'è ed è rimane centrale un profilo di educazione finanziaria, la Banca d'Italia sta facendo tantissimo su questo fronte. Però può non essere sufficiente se c'è uno sforzo attivo da parte di tutto il sistema, da parte di tutti gli operatori, anche da parte delle autorità, per profilare servizi che siano semplici e ben gestiti sotto il profilo delle responsabilità. Non può essere un onere del cliente andare a caccia del soggetto che deve dare conto della qualità di un servizio, deve essere la costruzione del servizio, la sua architettura, le regole che ne consentono poi lo sviluppo a poter essere inclusive e tutelanti verso chi si affida ai nuovi servizi digitali. E allora grazie davvero al dottor Doria per averci accompagnato anche nella riflessione di un'istituzione, di una realtà che è quella di Banca d'Italia, che, come ha voluto giustamente ricordare, pone l'attenzione sull'educazione finanziaria. Ancora prima di andare a curare dei problemi già esistenti, si cerca di creare formazione, questo è lo step fondamentale. E proprio sul creare opportunità, sul creare nuovi modi di far interagire i giovani, le donne all'interno del sistema economico-finanziario, andiamo a parlarne con la dottoressa Carola Salvato, che è presidente della Global Women in PR. Benvenuta, e rappresentante di Buongiorno. Inclusione Donna. Grazie per essere con noi. Buongiorno, innanzitutto Sì, vi dottoressa sento con un po' di Salvato. ritorno, per cui chiedo scusa. Ma nessun problema, dottoressa Salvato. La domanda ovviamente continua a riflettere su questo tema, quello dell'inclusione, e chi meglio di lei, in quanto rappresentante di Inclusione Donna, può parlarci di questa necessità. Inclusione Donna è un movimento nazionale dove le più importanti associazioni ed enti sono scese in campo sul tema della parità di genere nel mondo del lavoro e nella rappresentanza
politica e sociale. Recentemente ha poi partecipato, proprio per rimanere in tema della, insomma, il tema di fondo, il fil rouge di questa giornata, la tecnologia, ha partecipato all'Innovation Day lo scorso giugno, che è stata una vera e propria fabbrica europea di start-up nell'intelligenza artificiale tra blockchain e cyber security, dove sono stati presentati nuovi progetti che cavalcano la nuova frontiera dell'IT. E se è chiaro che l'intelligenza artificiale è un trend in crescita nella comunicazione, cosa può fare la comunicazione per arrivare a tutti sui temi dei rischi della cyber security, esattamente come sulla parità di genere? È una questione di linguaggio, di archetipi e retaggi culturali da smontare, o sono logiche etico-sociali da ritrovare? Grazie, grazie infinite. È una domanda che richiederebbe oltre i 5 minuti. Cercherò di fare una sintesi con l'obiettivo e l'intento di lasciare qualche seme interessante sul tavolo delle riflessioni. Innanzitutto grazie al Global Thinking Foundation per questo importante invito. Sono desolata di non essere lì di persona. Vorrei condividere innanzitutto un pensiero, è una massima. Non possiamo cambiare ciò di cui non siamo consapevoli, ma una volta che ne siamo consapevoli non possiamo fare meno di cambiare. Ecco, credo che noi tutti ci troviamo in questo spazio, in uno spazio di apprendimento e di nuova consapevolezza. Il World Economic Forum ci rammenta come un memento mori che la cyber security è una delle maggiori minacce per le aziende di tutto il mondo. Altresì sappiamo che la gestione del dato consentirà, soprattutto sul piano dell'inclusione e della diversità, di compiere passi in avanti significativi. Faccio una breve riflessione. Se è vero che il 70% del valore di un'azienda è determinato dagli asset intangibili, e se audio, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Abbiamo perso un attimo l'audio della dottoressa, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Sicuramente il tema che si stava inquadrando va a fare un po' da eco rispetto al tema già introdotto dal dottor Paganini, dal professor Paganini, ovvero anche la poca presenza all'interno del sistema IT delle donne e non solo. Quindi ancora il tema della cyber security come importante riflessione. Bisogna estendere la cyber security e cercare dunque di farla entrare nella propria competenza, nel proprio portfolio di competenze, così come la volontà di formarsi. Quindi non solo consapevolezza della materia, ma anche e soprattutto consapevolezza del rischio, perché è tramite la consapevolezza del rischio che si può eventualmente difendersi rispetto a determinati punti critici, punti deboli. Intanto che cerchiamo di ripristinare il collegamento con la dottoressa, andiamo avanti con le riflessioni e cercheremo poi di ritornare su questo tema sicuramente molto importante. Però diamo la parola adesso, continuando proprio su questo tema, alla dottoressa Serena Vaturi, che è qui con noi presente ed è Chief Information Officer di Banca Agricola Popolare di Ragusa. Benvenuta, benvenuta e grazie di essere con noi. Io continuo a introdurre il tema e a rivederlo tramite diverse sfaccettature. Abbiamo introdotto il tema della cyber security già ancora prima di poter iniziare ad interagire con la dottoressa Salvato. Ora con lei vorrei partire proprio dal nostro titolo per capire ancora più a fondo come l'evoluzione dell'IT abbia cambiato per una banca la percezione del servizio al cliente e sia diventato un elemento per essere più competitivi al di là dei servizi e dei prodotti finanziari già offerti, perché poi il portato della tecnologia arriva direttamente ad aiutare una gestione del proprio benessere finanziario, e torniamo al tema del benessere finanziario, ma come abbiamo visto si trascina con sé
una deriva che spinge sulle criticità della sicurezza digitale, che è senz'altro importante. Allora, l'innovazione in banca è sempre esistita, quello che è la differenza oggi è la velocità del cambiamento. E un cambiamento e un'innovazione tecnologica che oggi è più veloce dell'andamento del mercato, del cambiamento del business. E forse è una delle prime volte che succede questo effetto. Sicuramente diciamo è un'opportunità e forse la sfida maggiore che hanno in questo momento le banche proprio cogliere le opportunità che la tecnologia offre, e questo è stato proprio anche indicato e rilevato da Banca d'Italia nelle ultime comunicazioni. La trasformazione digitale viene percorsa e adottata oggi da tutte le banche ed è un cambiamento profondo di business, è un cambiamento profondo nella relazione con la clientela. Basti pensare che nell'ultimo periodo della pandemia, grazie all'evoluzione digitale, ci ha permesso di servire i clienti diciamo più tradizionali attraverso servizi digitali, ci ha permesso di offrire nuovi servizi ai giovani che magari non sarebbero mai recati in una filiale fisica. Oggi il cliente cosa si aspetta? Ecco, dal punto di vista anche di customer experience, si aspetta un servizio omologo a quello offerto dai digital retailer internazionali come Amazon, quindi vuole un servizio diciamo semplice, veloce, facile da utilizzare a qualsiasi ora e in qualunque luogo. E questo è quello a cui dobbiamo tendere, a cui già abbiamo iniziato a lavorare. Vorrei fare qualche esempio. La Banca Agricola Popolare di Ragusa ha realizzato, ad esempio, sta offrendo modelli di servizio che sia coniugano l'aspetto umano che l'aspetto digitale. Questo è il modello di servizio che stiamo abbracciando. Infatti, in occasione, ad esempio, dell'ultima operazione di capital management che abbiamo fatto, denominata Linfa, la banca ha offerto ai propri clienti un'app per poter disporre gli ordini molto velocemente ovunque fossero e con velocità e semplicità di utilizzo, perché oggi il cliente chiede soluzioni semplici. Siamo però andati incontro anche alle esigenze dei clienti che si volessero recare in filiali, creando delle postazioni ad hoc con il supporto dei nostri consulenti specialisti. Il risultato dell'operazione è stato che più del 95% della clientela ha utilizzato effettivamente l'app, più comoda, più semplice, magari anche affiancati o con l'aiuto di qualche familiare. Stiamo fornendo sempre più servizi attraverso l'internet banking, sia per le persone, come ha detto il direttore Continella, cerco di cambiare persone e non chiamarli clienti, effettivamente più bello, più personalizzato. E anche per le imprese. Permettiamo anche attraverso un'app o attraverso il nostro sito di prenotare un appuntamento con i nostri consulenti specialistici. Sicuramente diciamo l'evoluzione si sposta, il servizio si sposta non solo dall'erogazione presso uno spazio fisico, ma attraverso app e PC o soluzioni web, come preferiamo chiamarle. E questo permette sicuramente, diciamo, rispondendo alla domanda sul benessere finanziario, ci permette, queste soluzioni, i canali digitali ci permettono di monitorare la nostra situazione patrimoniale, i nostri investimenti, di disporre ordini velocemente e a qualsiasi orario, quindi quando più ci fa comodo. Disporre pagamenti, anche questo in ogni momento, in modo semplice, sia per le persone
che per le imprese. Tutto questo concorre al benessere finanziario e anche ad agevolare, diciamo, la qualità del lavoro e la qualità della vita delle persone. Dall'altra parte sicuramente abbiamo parlato tutti, hanno parlato tutti dell'esigenza di aumentare i livelli di sicurezza, e questo, aprendo le porte, diciamo, ai nuovi canali, alla nuova evoluzione, è indispensabile. Anche qui durante la pandemia sono aumentati, abbiamo diciamo, visto l'aumento degli attacchi cyber sia verso le infrastrutture aziendali che attraverso le frodi e attraverso l'ingegneria sociale effettuata verso le persone. E per questo, diciamo, come siamo intervenuti? Siamo intervenuti a tre livelli, come sempre a risolvere, diciamo, attraverso una sola direttrice non è mai sufficiente, e quindi abbiamo elevato i livelli e le soluzioni di sicurezza a livello tecnologico, attivando dei progetti e delle soluzioni innovative per identificare e inibire i siti malevoli utilizzati dai frodatori per effettuare, appunto, azioni di ingegneria sociale verso le persone. Abbiamo creato una centrale di monitoraggio degli incidenti di sicurezza 24/7 e abbiamo ingaggiato anche degli esperti di sicurezza in grado tempestivamente di rispondere a eventuali incidenti. Secondo punto, formazione e informazione. Come diceva anche il dottor Doria, è fondamentale intervenire a livello anche divulgativo, aumentare la consapevolezza delle persone, informare sui controlli, sui rischi, su cosa controllare, cosa verificare e come diciamo, comportarsi davanti a casi di ingegneria sociale. E qui abbiamo aderito quest'anno all'importante campagna di comunicazione organizzata dal CERFIN in collaborazione con le istituzioni, Banca d'Italia, ABI, Consob, IVAS e altre banche. E questa campagna si chiama I Navigati, Informati e Sicuri, che permette, appunto, su tutti i media, di una campagna a livello nazionale che vuole aumentare la consapevolezza e le informazioni per rispondere a queste situazioni. C'è una famiglia che ama il web, un mondo meraviglioso che a volte può nascondere insidie. Tu sei felice perché un SMS promette di accreditarti un buono da 1.000 euro, ma vuole solo i dati bancari. Tu ridi perché una mail ti ha promesso un pacco di prodotti gratis, invece è un pacco e basta. Tu hai fatto acquisti su un sito con offerte pazzesche, ma non riceverai mai nulla. Ma che dici? Io da un sito non sicuro non compro niente. Ma voi siete i Navigati! Esatto! E teniamo al sicuro. Quindi l'intenzione della divulgazione, che mostra effettivamente, dunque, da parte effettivamente dell'informazione sulla sicurezza cyber, un importante tema. Ne stavamo già parlando con la dottoressa Carola Salvato, che, come abbiamo già ricordato, è presidente della Global Women in PR e di nuovo, lo ripetiamo, a rappresentare inclusione donna. E proprio perché nella sua esperienza nel parlare di inclusione, vogliamo capire come invece possiamo divulgare, informare e formare sul tema critico dei rischi. Non riusciamo ad avere l'audio. E probabilmente, dottoressa, potrebbe essere un problema dell'audio del suo computer, se possiamo verificarlo. Vediamo se riusciamo ad attivarlo anche solo semplicemente con un piccolo click. Questa volta parliamo di tecnologia e la tecnologia ci sta sabotando, c'è un sabotaggio in corso. Non riusciamo a collegarci.
proviamo a cambiare magari dispositivo di collegamento, se riesce magari a provare a collegarsi con il telefono, noi la reintroduciamo sicuramente volentieri in un secondo momento, proviamo dunque a cambiare dispositivo, a volte basta solo questo, invece proseguiamo il video dei navigati, vediamo insieme anche il video dei navigati così che possiamo continuare sul tema della dottoressa Serena Vaturi, così proseguiamo su questo tema. Siete una famiglia che ama il web, un mondo meraviglioso che a volte può nascondere insidie. Tu sei felice perché un SMS promette di accreditarti un buono da 1000 euro, ma vuole solo i dati bancari. Tu ridi perché una mail ti ha promesso un pacco di prodotti gratis, invece è un pacco e basta. Tu hai fatto acquisti su un sito con offerte pazzesche, ma non riceverai mai nulla. Ma che dici? Io da un sito non sicuro non compro niente. Ma voi siete i navigati! Esatto! E teniamo al sicuro i nostri dati personali e finanziari. I navigati, informati e sicuri. Seguici su inavigati.it. Eccoci qua, e di nuovo il tema del navigare, quindi sottolineiamo l'importanza di questa metafora e navigare informati, questo è un po' il tema ricorrente. E proseguiamo con le nostre riflessioni, torniamo alla dottoressa Arnone e nell'ambito di questo tour, quindi nelle meravigliose tappe che hanno toccato Europa e Italia, non solo l'Italia, è proprio nella tappa di Viterbo che abbiamo ascoltato una dirigente ASP parlare dell'uso degli hacker etici, non gli stessi che ci stanno sabotando oggi, gli hacker etici invece. Gli hacker etici sono innanzitutto esperti di sicurezza informatica e di programmazione, le loro competenze tecniche vengono messe al servizio della soluzione di un problema. Gli hacker buoni prendono infatti coscienza della presenza di criticità nei sistemi informatici e condividono con le aziende la loro conoscenza della situazione critica e suggeriscono quindi eventuali soluzioni da applicare a livello tecnico. Un modello di lavoro basato sulla condivisione dell'intelligenza collettiva e diffusa. Cosa pensa di questo modello? Lo ritiene utile per le ASP ed è eventualmente già stato utilizzato presso di voi? Allora, lo ritengo utile, mi fa sorridere, nel senso che mi piace questo hacker etico, perché mi viene da paragonarlo quasi a un criminologo che cerca di prevedere le mosse di colui che deve andare a commettere qualche delitto, no? Sì. E quindi deve cercare di capire come si muoverà questa persona, perché in effetti loro lavorano così, cioè utilizzano le competenze sulla sicurezza informatica mettendole a disposizione, offrendole alle organizzazioni per cercare di forzare i sistemi e vedere se ci sono delle falle, se c'è qualcosa che non funziona e quindi cercare di trovare la soluzione. Quindi sicuramente mi sembra uno strumento molto interessante, però credo, nel mio piccolo, quello che posso capire, che bisogna stare anche abbastanza attenti, perché molti di questi sono anche dei, li possiamo chiamare pentiti, nel senso che sono degli hacker che hanno svolto la loro attività proprio di hacker, nell'accezione vera del termine, che poi a un certo punto decidono di mettersi invece a disposizione delle aziende. Quindi bisogna essere certi di chi stiamo cercando di contattare per fare questo tipo di lavoro, devono essere certificati da un punto di vista non solo di competenze ma etico e via di seguito. Personalmente, per quanto riguarda l'azienda, non ne abbiamo fino adesso fatto ricorso. Abbiamo dei tecnici che sono molto preparati, se li vogliamo considerare degli hacker etici interni, forse, se per così dire, perché riescono bene o male a prevenire. Non abbiamo avuto dei grossi problemi, se non qualche caso di phishing, che sono quelli più diffusi, o di virus che sono stati, che sono riusciti ad arginare, insomma, a risolvere. Consideri che noi abbiamo anche un progetto di Connected Care, quindi abbiamo tutti i dati, cartelle cliniche, registri, database, sono tutti collegati fra di loro
in tutto questo perimetro di cui parlavo prima. Quindi abbiamo dei dati a livello locale proprio di singole aziende, poi abbiamo i dati perimetrali di tutti i vari distretti e poi ci abbiamo quelli esterni, quindi di scambio di dati con l'esterno, che sono sicuramente quelli più pericolosi, ma anche lo scambio fra le varie sedi non è sicuramente scevro da possibili attacchi. E sicuramente ritorno anch'io sul tema della formazione, perché è la cosa principale. Il professore Paganini diceva che, cioè, ci ha fatto vedere una slide in cui si diceva che l'Italia, insieme a Romania, Bulgaria, se non ricordo, è uno dei paesi, diciamo, in cui le donne sono più diciamo meno alfabetizzate da un punto di vista informatico. E se consideriamo che l'età pensionabile aumenta e che nelle nostre aziende sanitarie ci sono tantissime impiegate donne che iniziano ad avere una certa età, compresa me, cioè voglio dire, iniziano a essere, quindi magari hanno iniziato ad avere una dimestichezza con queste tecnologie poco tempo fa, ecco, non da giovanissime, e che quindi per loro diventa un problema. Non so perché, è uno stereotipo, non so, però la donna deve sempre avere più problemi nelle questioni tecnologiche rispetto all'uomo. Cioè, ogni donna dice, no, sì, vabbè, ma questa è una cosa da uomo. Cioè, adesso no, ci sono le giovani che sono sicuramente, molte di queste sono anche più avanti rispetto agli uomini, però per quelle un attimino più, diciamo, avanzata non è così. Quindi è importantissima la consapevolezza, è importantissima la formazione, importantissimi sono i controlli. Anche qui la pandemia non ci ha aiutato, perché lo smart working ha un po' messo anche qui repentaglio la sicurezza tecnologica delle aziende, perché collegandosi da casa a un dispositivo in ufficio che non è sottoposto a controlli di un certo tipo, chiaramente si rischia sicuramente si potrebbe rischiare un hackeraggio, così come è successo al comune di Propaggiugno, al comune di Palermo, che c'è stato proprio un attacco, proprio con una richiesta di riscatto, sono stati pubblicati migliaia e migliaia e migliaia di dati sensibili dei dipendenti, perché qualche dipendente non aveva seguito le regole appunto necessarie. Quindi comunque fino a questo momento noi non abbiamo fatto ricorso a questi hacker etici esterni, però non è detto che non... Cioè, buono sapersi. Sì, no, nel senso che almeno personalmente li ritengo utili qualora siano però... Chiaramente. Sicuri. Veramente, ecco. Sicuri. A proposito di sicurezza, no? Quindi sicuramente uno strumento, delle competenze che a livello di intelligenza collettiva possono essere importantissimi, però è chiaro che ci deve essere un adeguato controllo della credibilità di queste persone. Io tornerei, e ci tengo, perché si parla di comunicazione, noi vogliamo comunicare con la dottoressa Carola Salvato, vediamo se riusciamo questa volta a sentire la voce e l'esperienza. Dovrei esserci. Sì, ci siamo. E allora parliamo di comunicazione e di come si può comunicare i rischi legati al mondo cibernetico. Innanzitutto grazie, noi donne siamo determinatissime, per cui andiamo oltre anche il limite, no, delle tecnologie, e sempre per ragioni di cyber security ho dovuto passare attraverso gli IT, non ho capito cosa sia successo. Poco importa, conta che io sia qui con voi. Stavo dicendo in apertura che c'è bisogno di poter contare su eccellenze e risorse adeguate al futuro, e queste risorse devono essere una rappresentanza chiara della nostra capacità di incidere in maniera positiva e propositiva. Nessuno è escluso dalla partita della cyber security, lo sappiamo e l'abbiamo capito molto bene oggi. Però come si gestisce la cyber security, soprattutto come la comunicazione può essere un elemento di svolta? Innanzitutto prevenendo e organizzando la gestione della crisi, perché sappiamo che quando le crisi ci attraversano possiamo fare molto meno. È un processo complesso che coinvolge persone, procedure, policy, e per questo richiede livelli alti di competenza. Ciò che ho compreso ed è forse sottostimato è che oggi parliamo di eccellenze e talenti capaci di gestire questo importantissimo tema, che sono oltre 200.000, magari mi sbaglio, qualcuno di voi sicuramente l'ha menzionato. Ecco, allora, se abbiamo bisogno di oltre 200.000 esperti e esperte sulla sicurezza, non possiamo perdere tempo. Il gender gap nella cyber security italiana
Esiste e si fa estremamente vedere in alcune circostanze. C'è un problema legato alle STEM sul quale anche Inclusione Donna è fortemente coinvolta. L'essere donna infine non è un fattore facilitante nella cyber security, l'abbiamo capito, i ruoli apicali molto spesso sono coperti dagli uomini. È una questione di competenza? Forse o forse no. Certo è che riuscire a registrare, monitorare e impegnarsi affinché questo tema possa essere in qualche modo condiviso e compreso anche attraverso dati certi e certezze ne aiuterebbe la risoluzione. Nel mercato italiano io credo che oggi ci giochiamo una partita sostanziale importantissima e la comunicazione ha un ruolo specifico. Cosa serve, a parte la comunicazione centro fra un istante, azioni mirate, iniziative di alleanza soprattutto tra i generi, perché la questione di genere è una questione che riguarda due persone, due sessi, due generi, e soprattutto percorsi formativi mirati, progetti e partenariati, perché altrimenti il rischio di girare in tondo rispetto al vorrei ma non riesco. La comunicazione ha un ruolo e soprattutto ha una responsabilità non solo nel combattere il gender gap e raccontare la condizione femminile, ha un ruolo e una missione nel rendere maggiormente evoluto il nostro sistema paese. Una comunicazione deve essere attenta soprattutto a combattere gli stereotipi e i bias culturali, lo sappiamo, ma anche a generare intorno al tema della cyber security un'attenzione differente. Io vorrei anche ricordare, che credo che sia un concetto caro a moltissimi, che cyber security è brand reputation. Informare ed educare alla cyber security è una sfida che riguarda soprattutto la nostra reputazione sul mercato. Vuol dire comunicare il nostro valore aziendale, vuol dire esprimere quanta sicurezza informatica noi siamo in grado di incarnare. Bisogna pertanto creare una cultura positiva della sicurezza, comunicando non solo il ruolo, ma anche l'importanza e l'impatto della sicurezza informatica. Credo che una delle sfide maggiori sia superare la politica degli interventi spot e on demand e intervenire su una vera e propria strategia di comunicazione. Potremmo parlarne lungamente, non c'è il tempo, ma voglio ricordare che in primis bisogna creare cultura, c'è bisogno di educare le persone per creare e fondare davvero un linguaggio che sia condiviso, comune, comprensibile e coerente con gli obiettivi che ci si pone e che può includere sia l'elemento della cyber security sia l'elemento dell'importanza della presenza femminile in ruoli che sicuramente le donne sanno coprire benissimo. Quindi sui temi della cyber security bisognerebbe creare una vera e propria capacità divulgativa che parta proprio dalla divulgazione dei suoi temi più rilevanti, dagli obiettivi che devono necessariamente essere centrati, che conosciamo bene, che sono stati ampiamente riproposti durante questo bellissimo evento. Lavorare su un linguaggio preciso, etico, comune, adeguato non solo a comunicare correttamente i temi, ma anche a semplificarli, perché comunque lo sappiamo, è intriso di technicalities. In chiusura io vorrei, come dire, condividere con voi quali potrebbero essere i fattori di successo per comunicare la cyber sicurezza. Io credo che l'inclusività, la semplicità, la concretezza, la tempestività, la costanza possano fare possono giocare un ruolo sostanziale, perché è imprescindibile per la strutturazione di una comunicazione che non sia solo efficace ma anche convincente usare quei fattori che incidono soprattutto sui fattori umani di scelta e di adesione a nuovi comportamenti. Se in questo noi riusciamo anche a condividere il ruolo sostanziale delle donne nel creare innovazione, perché lo sappiamo, i tavoli misti di lavoro, quindi quelli davvero inclusivi, aumentano almeno del 20% l'indice di innovatività di un'azienda, allora noi forse potremo giocarci una partita che sarà anche in grado di intervenire nei momenti di crisi.
soprattutto auspicandoci che non siano gravi e soprattutto che non coinvolgano le strutture più delicate del nostro sistema paese. Perché, lo dico proprio per restituire la parola a voi, noi la subiamo la cyber security quando non sappiamo gestirla, e subirla significa in alcuni momenti mettere davvero in una situazione drammatica un'azienda o un sistema intero, tra cui il paese. Allora credo che portare al nostro pubblico degli esempi concreti, best practices, è essenziale e vitale, e includere in tutto questo anche in che modo le donne possono essere parte di una differenza, di un elemento di valorizzazione di questa importante professione che si esprime anche su tanti profili, lo sappiamo, potrebbe giovare fortemente. Infine ricordo che c'è un problema che può anche essere legato al fatto di sottostimare l'impatto della insicurezza, definiamola così, e è altrettanto vero che se su questo noi agiamo in maniera pragmatica, creando delle forti partnership, delle cross presenze, intendo anche di profili, capabilities, delle risorse, noi potremo forse anche abbreviare i tempi di questa evoluzione. Io credo che il tempo a mia disposizione sia finito, sì. Non ne voglio rubare. Il tema è stato centrato, la cyber security è anche e soprattutto reputation, l'abbiamo capito, e reputation significa quindi anche andare a creare un sistema che sia pronto a quegli attacchi importantissimi, ma torneremo sicuramente su questo tema. Invece proseguiamo e proprio sulla idea che la cyber security reputation, dottor Doria, a fronte di tutto questo che ci siamo detti, dello scenario descritto in precedenza, sicuramente ricco e denso di opportunità promettenti, ma anche, come abbiamo visto, di minacce di rilevante portata che possono mettere a repentaglio interi sistemi, cosa stanno facendo le autorità e nello specifico Banca d'Italia? Sì, grazie. Io penso che tutte le autorità siano molto impegnate a fare due cose. La prima è aggiornare il proprio approccio in una logica digitale al mondo che sta cambiando. E la seconda cosa è cercare di far sì che il mondo che cambia vada nella giusta direzione. Ora, ecco, la Banca d'Italia non sfugge a questa regola, stiamo dando enorme intensità al nostro impegno digitale, anzitutto attraverso l'esercizio dei nostri compiti istituzionali. Tutti i dipartimenti della Banca d'Italia sono impegnati ad utilizzare, a promuovere buona innovazione nell'ambito dei propri compiti, quindi dal mondo dei pagamenti alla vigilanza, al mondo dei mercati, all'IT, all'analisi economica e statistica. Però facciamo qualcosa in più, cioè ci interroghiamo su quale può essere una modalità appropriata per dare indicazioni al nostro mercato e renderci disponibili a sostenere l'evoluzione digitale dei nostri operatori finanziari e in qualche caso anche non finanziari. Lo facciamo con la consapevolezza del nostro ruolo. Prima aveva citato il mondo delle criptoattività, che effettivamente è paradigmatico un po' di una certa evoluzione di tanti servizi e prodotti che sembrano luccicanti ma possono nascondere delle insidie. Ecco, allora, per esempio, su quello la Banca d'Italia a giugno scorso ha emanato una comunicazione con la quale abbiamo parlato a tutti, ai clienti, alle banche, ai fornitori tecnologici. Abbiamo dato la nostra visione del mondo, dando il nome giusto a quello che merita di essere chiamato appunto con nome appropriato, quindi quello che può portare dei benefici economici, quello che invece non può portarlo affatto, abbiamo detto il cui sviluppo non è desiderabile. Quindi la prima esigenza è quella di comunicare. Lo facciamo anche con un'attenzione diretta, come ho detto prima, a tutto il mondo dei consumatori attraverso la nostra attività di dialogo e di educazione finanziaria. Io vorrei ricordare qui, se mi dà la possibilità, in due minuti, che il nostro paese è in grado di dare fiato alle sue potenzialità anche attraverso un'offerta di canali di dialogo con il mercato che non è così frequente nel panorama internazionale. La banca mette a disposizione un canale che si chiama canale Fintech, che è una finestra web, chiunque può entrare in quella finestra
e far presente dubbi, formulare richieste che attengono a iniziative legate all'innovazione digitale. Abbiamo creato un centro di innovazione che abbiamo chiamato Milano Hub, ma è al servizio davvero di tutto il paese, collegato a un network internazionale che fa una cosa importante, trasforma le idee in progetti e lo fa con il supporto di tutte le nostre competenze. Solo due numeri, ma veramente per darle un po' un'idea dell'impegno. Nell'ultima call for proposals abbiamo selezionato 10 progetti, abbiamo messo a disposizione le competenze di vari dipartimenti, 10 team, più di 80 colleghi, oltre 100 riunioni, e quelle idee stanno diventando una realtà progettuale che potrà proporre dei benefici digitali alle persone, alle imprese, anche un po' a tutto il sistema della pubblica amministrazione, che qui è molto ben rappresentato e ne ha sicuramente esigenza. In più c'è un altro canale, quella della sandbox regolamentare, dove è possibile sperimentare. Quindi è una offerta molto integrata, a me sembra molto ricca, e se posso essere anche un po' informale, una bella storia italiana da raccontare, con la quale il nostro paese è in grado di favorire la discussione e poi lo sviluppo della progettualità e poi la sperimentazione, è in grado di dare fiato alle idee e ai talenti di cui siamo ricchi. Aggiungo un'altra dimensione, e non prendo più tanto tempo, tornando un po' al punto di partenza. Tutto questo trova anche, non solo, ma anche nel mondo un po' che chiamiamo dei pagamenti, quello che sta dentro le abitudini di ciascuno, un forte incubatore di innovazione, perché i pagamenti sono qualcosa che sta all'interno proprio della nostra vita quotidiana, l'assorbe, risponde alle esigenze. E all'interno di relazioni che a volte non sono neanche commerciali, sono puramente affettive, e quindi sono un collante che tiene insieme relazioni, contatti, abitudini, in qualche modo gestisce, amalgama dimensioni commerciali con dimensioni anche personali o a volte finanziarie. Ecco, ora tutto questo noi cerchiamo di raccoglierlo e di spingerlo nella giusta direzione all'interno di un'ulteriore, mi lasci dire, sede di promozione dell'innovazione digitale, che è il nostro comitato dei pagamenti. È una sede dove si incontrano tutte le componenti di questa industria, quindi non solo gli intermediari che offrono i servizi, non solo i fornitori tecnologici, non solo altre autorità, ma anche chi quei servizi deve utilizzare. Mi riferisco appunto alla pubblica amministrazione, ai consumatori, alle varie categorie di clientela, alle imprese industriali, agli artigiani. Ora, quello è un punto dove la comunità dei pagamenti che guarda lo sviluppo digitale diventa sistema e quindi operatori che possono avere anche interessi diversi si trovano su un lato comune del tavolo per sostenere lo sviluppo digitale nel nostro paese e non è un caso che quella è la sede dove discutiamo per esempio dell'euro digitale. E quindi, dovendo sintetizzare e non abusando del tempo che mi ha concesso un po' cosa fa la Banca d'Italia, come al solito, nell'interesse del paese, svolge i suoi compiti, lo fa consapevole anche delle sfide digitali ed è in ascolto e in una logica anche di proposta a fianco del mercato per dare un contributo allo sviluppo digitale del paese. Guardi, detto così, può sembrare una frase da chiusura dell'intervento, le assicuro che, come me, tutti i miei colleghi ci credono profondamente e siamo profondamente impegnati a farlo. E lo sentiamo questo impegno, sentiamo questa partecipazione, quindi grazie davvero per averci portato nell'istituzione bancaria, nel racconto della volontà di voler essere al passo e voler continuare a trovare nuove soluzioni a criticità che possono diventare opportunità. Ed è proprio su questo binomio, criticità che diventano opportunità, che tornerei dalla dottoressa Salvato. Abbiamo sicuramente parlato di inclusione donna in termini anche e soprattutto di impegno nel trovare nuovi posti di lavoro per le donne. E allora qui la cyber security può diventare un'opportunità. Cosa rappresenta effettivamente la cyber security nel mondo impresa-lavoro? Ma io credo che in generale sia un'immensa occasione che non può essere mancata, nel senso che le donne in tantissime circostanze esprimono un talento e un'eccellenza che oggettivamente ci porta a riflettere su quanto perdiamo da non avere le donne sedute in contesti importanti, rilevanti, dove possono
effettivamente giocare un ruolo primario. Il tema della cyber security, come dicevo prima, è un tema che ha delle ricadute fondamentali non solo per le aziende, per il sistema paese, ed è una delle ragioni per cui prima sottolineavo l'urgenza di attuare una strategia di comunicazione che potesse agire sui due fronti, sia sostanziare il livello, l'importanza e l'urgenza di parlare di sicurezza, soprattutto in un momento come questo, dove siamo estremamente vulnerabili e dove la guerra, lo sappiamo, può anche esprimersi in uno spazio di assoluta intangibilità. E come questa chiamata alle armi, seppure è una parola che effettivamente in questa circostanza è un po' infelice, ma con una call to action così vivida verso un tema così sentito, mettere in evidenza l'opportunità che le donne devono giocarsi. Io però sottolineo anche che è una cosa che non si può fare in un giorno, perché ricordo che il tema delle STEM è un tema caldissimo, nel senso che c'è più offerta di posti di lavoro che di presenza, quindi noi stiamo anche vivendo una situazione abbastanza, come dire, complessa, perché c'è tanta disponibilità, soprattutto in alcuni ruoli, e c'è pochissima offerta lavoro. Quindi bisogna anche strutturare una vera e propria strategia che sia in grado di identificare le strade migliori per poter attuare una formazione che per alcune professioni non può essere compressa, perché il tempo di formare è un tempo necessario, perché l'apprendimento richiede evidentemente degli spazi che sono imprescindibili, e quindi bisogna anche far capire alle donne, e lo dicevo nella mia apertura, che spesso sono fragili, e più fragili perché ricoprono ruoli professionali che sono più fortemente a rischio, che per loro è una incredibile opportunità per mettersi al sicuro, perché se noi copriamo ruoli professionali che sono non solo di tendenza ma anche cruciali per il nostro sistema paese, significa che noi donne abbiamo maggior opportunità e capacità di cavalcare la nostra autonomia, che non è un'autonomia to cure o finalizzata a non avere connessioni o rilevanze con la famiglia, perché poi il secondo contesto, e le ripasso la parola perché so che gli interventi devono essere brevi, dove il ruolo della donna sia anche un ruolo sostenuto nell'ambito familiare. E io qui vorrei ricordare a tutti che l'importanza di offrire spazio professionale alle donne è un'importanza senza pari. Ma nello stesso tempo noi dobbiamo sempre tenere a mente che le donne hanno delle esigenze, hanno delle loro necessità che sono familiari sia come madre che come caregiver, e io credo che l'agenda politica debba non solo includere, mantenere, sostanziare questo aspetto, ma anche pensare a come aiutare le donne non solo necessariamente a fare carriera, ma a fare al meglio il loro lavoro e soprattutto, e qui lo sottolineo 8 volte, a non lasciarlo, poiché il lavoro può diventare inconciliabile con gli impegni familiari, filiali e anche di attenzione verso la famiglia, perché chiudo ricordando che le donne hanno anche un ruolo centrale importantissimo nel prendersi cura dei genitori e degli altri elementi familiari, per cui c'è tanto da fare e c'è molto da capire da un punto di vista strategico-tattico. Quindi includere comprendendo, includere aiutando e non includere e basta. C'è bisogno di una comprensione a 360 gradi del mondo femminile, quindi un'inclusione davvero in tutti i sensi. Per quanto riguarda invece la conclusione, quindi grazie mille davvero ancora alla dottoressa Carola Salvato, e andiamo a chiudere, l'onere e l'onore di chiudere questo interessantissimo panel lo lasciamo alla dottoressa Vaturi, e attingendo anche dalla sua lunga e importante esperienza internazionale, perché dopo aver affrontato e ragionato insieme su quelle che sono le dinamiche che dal mondo del lavoro a quello delle imprese finanziarie e non, molti interrogativi chiaramente restano e ruotano attorno al tema della sicurezza digitale personale
personale e senz'altro professionale. Le banche e la trasformazione digitale comunque sono un tema urgente che riguarda sia il miglioramento dell'esperienza sia la sicurezza delle persone e non dei clienti, come ha giustamente ricordato lei. Eppure solo il 12% delle banche sembra al momento pronto ad abbracciare il modello operativo basato sull'ecosistema richiesto nell'era dell'open finance, secondo un sondaggio di Soprasseria. Secondo lei è così ed è questo un problema di costi, di mentalità o infrastrutturale? E come si è distinta Banca Agricola Popolare di Ragusa in questo panorama variegato? Prima di tutto vorrei ringraziare Global Thinking Foundation per la competenza e la passione nell'organizzare questo evento. Torno subito al discorso dell'open banking. Nel nord Europa, dopo un inizio lento, oggi il mercato è permeato dall'open banking e dall'open finance. Questo è dovuto essenzialmente a due fattori. L'incremento dei clienti che hanno un numero, diciamo, di rapporti con più banche elevato e l'utilizzo preponderante dei canali digitali per i pagamenti. In Europa, diciamo, questo è il panorama e è sicuramente in evoluzione. In Italia la fase di avvio, appunto, come emerso dal sondaggio di Soprasteria, è un pochino più lento, anche per questi due fattori sicuramente. Tenete conto che oggi il numero medio di conti correnti e di banche che hanno le persone in Italia è pari all'1,6%, e ancora, diciamo, nei pagamenti viene utilizzato molto il contante, anche se i canali digitali stanno aumentando notevolmente. Sicuramente un altro fattore è la cyber security, perché aprendo le porte dei sistemi la sicurezza va aumentata e gli investimenti della sicurezza sono notevoli, sia come investimenti tecnologici che, come ha detto la dottoressa Salvato, come competenze e persone necessarie. E allora, dottoressa, prego, sì, vado a come, come si pone Banca Agricola Popolare di Ragusa? A livello territoriale la banca vuole realizzare, diciamo, un'aggregazione e per la creazione, un'aggregazione di partner per la creazione di ecosistemi digitali. Ormai il futuro nel digitale è un po' questa creazione di partnership con partner diversi, con competenze e ruoli ed esperienze diverse, chi tecniche e chi diciamo più commerciale, per realizzare nuovi servizi e collaborare, diciamo, a livello territoriale. Qui il ruolo dell'istituzione è fondamentale. In ambito green e agritech, Banca Agricola ha l'ambizione di realizzare il Green Tech Mediterranean Innovation Hub, che sarà uno dei più importanti poli di high performance computing nel Mezzogiorno. E questo è stato possibile grazie alla collaborazione di diversi settori, a partire dal mondo accademico con l'Università di Catania e il Politecnico di Torino, alle istituzioni con il Comune di Ragusa qui presente, alla banca e alla Fondazione Zipelli. E questa collaborazione ha permesso di ottenere un finanziamento di 10 milioni e mezzo di euro provenienti dai fondi del PNRR, e il progetto ha l'obiettivo di promuovere l'imprenditorialità e le start-up a livello di territorio, agevolare l'imprenditorialità giovanile e promuovendo le pari opportunità. Quindi sicuramente, diciamo, un ruolo anche molto sociale e economico.
da un punto, non si può parlare di innovazione oggi senza parlare delle fintech. La banca ha stretto collaborazioni con fintech che operano nell'ambito dell'intelligenza artificiale per valutare il merito di credito per le piccole e medie imprese. Intende sviluppare, domani proprio andremo a incontrare alcune fintech per sviluppare queste partnership in ambito di innovazione. Vorrei concludere portando e condividendo la mia esperienza personale e dando qualche consiglio alle giovani che si avvicinano in questo momento al mondo del lavoro. Io ho frequentato il primo anno di informatica all'Università di Milano ed eravamo circa il 40-50% di donne nella facoltà. E devo dire che le donne nell'informatica, anche in banca abbiamo alcune donne in ambito informatico che sono bravissime e che portano ottimi risultati e credo anche soddisfazioni personali. Rifacendomi sempre al World Economic Forum alle relazioni, all'analisi, diciamo alle statistiche, oggi circa il 30-33%, come ha detto il professor Paganini, di donne frequentano lauree di tipo STEM e purtroppo è ancora inferiore la percentuale nell'ambito delle materie informatiche. E questo in Europa. In Italia le percentuali sono ancora inferiori. Tenete conto che ad esempio negli ultimi anni nelle facoltà di informatica abbiamo avuto tra il 12 e il 18% di donne nelle facoltà. Quindi qui per colmare questo gender gap sicuramente è fondamentale partire da molto giovani ed è fondamentale il ruolo delle istituzioni, delle scuole e delle famiglie, perché se si supera, diciamo, questa barriera iniziale, poi i risultati sono veramente impressionanti e positivi. Quindi bisogna agevolare proprio il superamento di queste prime difficoltà, queste prime barriere culturali, educative. E diciamo sono disponibile, anzi sono molto sensibile all'argomento perché l'ho vissuto in prima persona, sono disponibile a dare consigli e a fare qualche chiacchierata con le ragazze che ne avessero interesse. E allora grazie di nuovo davvero alla dottoressa Serena Maturi. Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente la dottoressa Arnone con la quale... Claudia Segre, che saluto, grazie anche al Comune di Ragusa, complimenti per la manifestazione. Io mi accodo ai ringraziamenti, ha fatto riferimento alle giovani donne, un pochino mi permetto di fare un esempio personale, io sono davvero fiera e orgogliosa di vedere questa partecipazione per creare un mondo migliore per le giovani donne e non solo, perché un mondo migliore per le giovani donne significa un mondo migliore per tutti noi, quindi grazie davvero per essere stati con noi e per aver partecipato a questo cambiamento che inizia oggi e prosegue nel futuro. E non è finita qui, noi dobbiamo invece darvi appuntamento alle ore 19 con lo spettacolo di Luca Vullo, con la quale andremo a vedere una rappresentazione teatrale, lo spettacolo Libertà Invisibile. Allora adesso un trailer che racconta questo incredibile spettacolo e intanto di nuovo grazie mille a tutti per essere stati a Libere di Vivere. Come un dizionario italiano descriveva la donna del 62? Femmina dell'uomo. Io lotto tutti i giorni contro il machismo. Mi divido le faccende di casa con mia moglie. Ascolto, sono tollerante e credo nell'indipendenza delle donne. Quindi mi sento una persona aperta. Brava, devi firmare le ultime due pagine. Solo quelle. Poi mettere una sigla e tutti i fogli. Ok, ci vediamo stasera. Mi raccomando, firma. Grazie. Ciao. Questa si chiama violenza economica.
Chi è che lo sa cos'è la violenza economica? Il patrimonio di famiglia, i soldi. Cioè, io controllo un po' che tutte le cose vadano come devono andare. Ci dovrà essere pure qualcuno che lo fa. Se lei non è in grado di farlo, lo faccio io, giusto? Non penso che questo voglia dire fare violenza. Perché? Se io credo tanto, così tanto nella donna, ho fatto queste cose senza rendermene conto. Piangevo sempre. E quindi si avvicinavano e dicevano: Luca, ma non sei una femminuccia, non piangere. E basta, su, sei un maschio, che ce la posso fare a diventare un vero uomo femminista. E abbiamo visto dunque il trailer con la quale concluderemo questa 12ª tappa. Io colgo l'occasione, dopo aver ringraziato le presenti qui sul palco con me, di ringraziare anche chi ha partecipato con grande voglia ed entusiasmo anche da remoto. E allora salutiamo il dottor Massimo Doria e la dottoressa Carola Salvato. Grazie mille per essere stati con noi. Grazie davvero. E dunque è giunto davvero il momento di congedarci. Grazie ancora per aver seguito Libere di Vivere. L'appuntamento questa volta è con la tappa finale a Milano e quindi grazie mille e all'ultima tappa. Ciao, a presto.